Signori all'ascolto, buongiorno dall'Olimpico di Roma. Italia-Inghilterra, con il fascino di sempre. E questa volta c'è in palio anche la qualificazione ai mondiali. Consueto cerimoniale, inni nazionali eseguiti dalla banda dei carabinieri, Olimpico esaurito, record d'incasso. Le formazioni sono confermate, ve le rileggo. L'Italia gioca con Zoff, Cucureddu, Tardelli, Benetti, Gentile, Facchetti, Causio, Capello, Graziani, Antognoni, Bettega. In panchina Castellini, Scirea, Mozzini, Zaccarelli e Savoldi. La squadra inglese, maglia bianca, alla sinistra dei nostri teleschermi, nel primo tempo che inizia in questo istante, gioca con Clemens in porta. La linea dei difensori da destra a sinistra è formata da Clement, McFarland, Hughes e Mills. A centrocampo giocano Greenhoff, Cherry e Brooking. Le punte sono Bowles, Shannon e Keegan. La terna arbitrale è israeliana, l'arbitro è il signor Klein. Ecco, vediamo inquadrato adesso il portiere Clemens. Lungo il suo rilancio di sinistro, colpo di testa è stato di Gentile, poi un fallo commesso ai danni di Graziani da due giocatori britannici, calcio di punizione in favore della squadra italiana che viene battuto da Capello. Apertura lunghissima di Capello verso Tardelli che ferma con il petto. Su Tardelli gioca Bowles. Questi è Antognoni. Il lancio a Tardelli è fermato, anzi non è fermato da Shannon, va via Tardelli. Spinte a ripetizione fra Tardelli e Bowles, è un po' troppo forte l'ultima di Tardelli, va a terra l'inglese, calcio di punizione in favore della squadra di Gran Bretagna. Così come nel recente incontro con la Finlandia a Wembley, che abbiamo visto in televisione, Don Revy aveva imbottito la squadra di attaccanti, in questa partita invece ha preferito schierare molti difensori. D'altra parte la tattica che abbiamo intravisto fa vedere un'Inghilterra piuttosto prudente che mira al pareggio. Ecco Causio che ha saltato Mills, su di lui si è portato adesso McFarland. Causio in dribbling, ha saltato McFarland, poi su Causio è intervenuto anche Mills che aveva recuperato, mandando la palla in fallo laterale, non calcio d'angolo come vuole Causio, ma fallo laterale. Ecco, infatti guardalinea ha rettificato, rimessa in gioco di Causio. Antognoni deve rovesciare per effettuare il cross, vediamo come se la cava, servizio indietro per Causio, ecco il cross di Causio in area, Bettega, Graziani saltano insieme ma la palla sfugge in avanti e il portiere Clemens ha ormai già superato di molto i 4 secondi a sua disposizione quando rimette in gioco ancora con il suo lungo sinistro. Colpo di testa è stato di Cucureddu, la palla va dove c'è Shannon spostato a destra, ecco il lancio in profondità per Keegan. Non raccoglie Keegan, va Cucureddu ad evitare il fallo laterale ed ecco Facchetti, il nostro capitano che gioca oggi la sua 90esima partita in maglia azzurra, che rilancia lungo. Colpo di testa di Bettega, Graziani messo a terra da McFarland, calcio di punizione in favore della squadra azzurra, battuto corto da Graziani ancora su Antognoni. Spiove la palla di Antognoni, cerca di alzarla Bettega, la tocca Clemente con la mano involontariamente, poi riesce a allungare verso Greenhoff, indietro a Cherry, il cui lancio viene toccato da Keegan con il petto che mette in azione Shannon. Il lancio di Shannon va direttamente in faro laterale, intendeva servire Bowles. Intanto vediamo che Bearzot ha messo su Keegan non Gentile come si ventilava, ma Cucureddu, e ci sembra senz'altro una marcatura maggiormente azzeccata. Gentile se la vede con Bowles, su Keegan, il famoso e temuto Keegan, gioca Cucureddu. Ecco, vedete Gentile e Bowles, Gentile ha mandato in fallo laterale, la rimessa in gioco è inglese. Quindi ripetiamo, Gentile gioca su Bowles e Cucureddu su Keegan. La rimessa in gioco è affidata a Cherry, il lancio di Cherry, ecco in azione Keegan. Su di lui vedete Cucureddu, la palla va fuori ma è calcio di punizione perché Cucureddu spingeva alle spalle Keegan. Si gioca il quinto minuto del primo tempo quando avanza
Cherry a battere questo calcio di punizione. Poi si ferma Cherry, ritorna, guadagnano ancora una manciata di secondi gli inglesi. C'è anche Brooking, ma è Brooking che batte la punizione con il colpo di testa di Capello. Greenough retrocede Graziani con un intelligente passaggio indietro a Zoff, si muove Zoff per evitare il calcio d'angolo e tocca così la prima palla il nostro portiere. Rilancio di Zoff, il colpo di testa di Graziani, poi c'è un fallo di Bettega commesso su Clement in risposta a quello di McFarland che aveva commesso su Graziani, è un calcio di punizione in favore degli inglesi. Calcio di punizione battuto da Hughes. Hughes e McFarland sono la batteria dei difensori centrali inglesi, si alternano nel ruolo di libero e di stopper. Colpo di testa di Keegan, la palla spiove in una zona dove c'è Facchetti, ecco il servizio per Gentile. Gentile verso Causio, fallo di Mills su Causio, calcio di punizione in favore degli azzurri. Da Benetti ancora a Causio, tiro di Causio fuori, è il primo tiro a rete della partita scoccato dalla squadra azzurra, da Causio al settimo minuto del primo tempo, il punteggio è 0-0. Né Benetti né Bowles hanno raggiunto la palla, poi la manda in avanti Cherry, colpisce Benetti, Causio, Mills in avanti, un'azione portata in avanti da Brooking, Brooking rincorso da Benetti, riesce a effettuare il cross Brooking ma è corto, lo rimette fuori area Facchetti, lo mette a terra Benetti e affida il rinvio a Zoff. Capello, Antognoni, Capello, Bettega, passaggio indietro, favorisce invece involontariamente Cherry, attaccato da Antognoni, perde la palla, Capello sposta il gioco dalla parte opposta dove Cucureddu avanza e vediamo Keegan in posizione di controllore, Causio, tutte le nostre manovre offensive sono appoggiate su Causio, giocatore in gran vena, eccolo alle prese con Mills, mette al centro un buon pallone, Bettega spinto clamorosamente in area di rigore da un intervento di Clement. E poi rinvia Cherry, colpo di testa di Gentile, il passaggio di Capello a Benetti, Capello ancora, lancio in area per Graziani che scatta ma il pallone è troppo lungo, chiudono il corridoio a Graziani, McFarland e Mills, Graziani desiste e palla sul fondo. Guardate con che cura il portiere cerca di guadagnare qualche secondo, è la prima volta che vediamo una squadra inglese impegnata a giocare sotto ritmo, ma l'importanza della Coppa del Mondo evidentemente suggerisce anche agli inglesi che sono maestri viceversa della tattica frenetica, suggerisce una specie di gioco che ricorda un po' quello che fecero gli olandesi qualche mese fa in questo stadio. Ora c'è un calcio di punizione, il fallo è stato commesso da Benetti su Keegan. L'ha battuto Mills, respinge bene Cucureddu d'anticipo su Keegan. La rimessa in gioco è affidata a Brooking. Shannon, buono l'intervento di Tardelli, poi va a terra Graziani su fallo di McFarland. Intervento di McFarland che ha mandato a terra violentemente Graziani.
Calcio di punizione in favore degli azzurri. Graziani per fortuna si è ripreso. Al calcio di punizione Facchetti. Sono stati giocati 10 minuti. Antonioni corregge la palla verso il centro, McFarland di testa, Benetti ancora verso Causio, Graziani, resiste al tackle, Antonioni, Graziani. Ancora un fallaccio, questa volta di Clement, ai danni di Graziani. Che stava per reagire, speriamo di non cadere in una trappola che spesse volte gli inglesi ci hanno teso. Ricordiamo la partita dello Yankee Stadium di questa estate. Per il fallo su Graziani ecco il calcio di punizione, mentre Causio e Benetti chiedono il rispetto della distanza della barriera. Antonioni, ribattuto il tiro, Causio, deviazione e calcio d'angolo. Tiro di Antonioni ribattuto, poi quello di Causio deviato in calcio d'angolo. Il primo calcio d'angolo della partita, 11° minuto. Battuto corto da Causio ad Antonioni, ancora Causio. Buono il lavoro di Causio, cross, colpo di testa del Hughes, del libero Hughes, e ancora calcio d'angolo. Secondo calcio d'angolo consecutivo in favore della squadra italiana. Antonioni. Traversone di Antonioni, esce a tempo Clemens anticipando Graziani e Bettega e affida il rinvio prima a Hughes, adesso a Mills. Questo è il terzino Mills che avanza verso il centrocampo, il mediano di spinta Greenhoff. Ecco Keegan, Greenhoff, Hughes. L'altro terzino Clement, fermato molto bene da Bettega, Graziani, ancora Bettega, intervento è stato di forza di Greenhoff che ha scambiato con Bowles, ancora Facchetti di testa su Greenhoff, di nuovo la palla su Greenhoff, traversa cambiando il gioco per l'arrivo del terzino Mills, su Mills si porta subito Benetti. Apertura a Keegan, Keegan e Cucureddu ancora. Keegan, Brooking, il cross, colpo di testa di Gentile in fallo. Mills. Cross di Mills, colpo di testa di Shannon ed è il primo pallone indirizzato verso la nostra porta. Va sul fondo, il colpo di testa è di Shannon sul cross di Brooking. 13 minuti di gioco, 0-0. Il rinvio di Greenhoff è stato fermato da Capello. Adesso manovra Benetti, l'apertura è verso Causio, spostato a sinistra e sul quale si è portato adesso l'altro terzino. In questa fase i due terzini, Clement e Mills, marcano a zona. Causio e Bettega si sono scambiati le posizioni, ma i terzini inglesi sono rimasti nella posizione iniziale. Ma adesso Causio si è riportato di nuovo sulla destra e ha ritrovato il suo guardiano iniziale Mills. Greenhoff. Keegan. È intervenuto anche Benetti. Poi ecco l'apertura di Brooking. Keegan. Ancora Keegan. Cross di Keegan a beneficio di Bowles. Intervento molto bello di Gentile che approfitta dello stop imperfetto di Bowles. Gentile supera la metà campo. Graziani. Arriva Mills senza troppi complimenti. Va a terra Graziani ancora una volta. Graziani sul quale sembrano accanirsi i difensori inglesi in questa prima fase dell'incontro. Calcio di punizione in nostro favore dal limite. Abbiamo tiratori eccellenti dai 16 metri, speriamo di poterne approfittare. Abbiamo Causio, abbiamo Antonioni, abbiamo Benetti.
Abbiamo anche Cucureddo, sul pallone Causio che vorrà lanciare. Li vedete a ventaglio sulla destra, prima Benetti, poi Cucureddo, poi Antonioni, poi Facchetti. Potrebbero tirare tutti quanti. Cucureddo. Il pallone è alzato dalla barriera, si porta Bettega, esce d'anticipo Clemens. Bettega in gioco pericoloso, fermato dall'arbitro dopo che peraltro il portiere Clemens aveva già parato con bella scelta di tempo e calcio di punizione in favore degli inglesi. Battuto il quale, vediamo ancora il rilancio di Clemens. Un malinteso fra Tardelli ed Antonioni favorisce in un primo tempo Bowles, poi in Clement che lancia un pallone che colpisce di testa Benetti. Riportano volontariamente indietro la palla gli inglesi, poi McFarland a Clement. C'è un fallo su Tardelli che viene spostato lateralmente da Shannon, calcio di punizione in favore degli azzurri. Ed è passato il primo quarto d'ora di gioco, il punteggio è 0-0, il calcio di punizione di Facchetti. Bettega apre sulla sinistra dove scatta bene Tardelli, ma giunge in ritardo per mantenere la palla in campo. Alla rimessa in gioco, sollecitato invano dall'arbitro, Cherry recupera Antonioni, tiro di Antonioni, parata di Clemens, ha tentato il suo tiro Antonioni, la palla non è stata colpita bene, il tiro è venuto fuori centrale e nemmeno molto forte rispetto all'abituale potenza di Antonioni. La parata di Clemens senza difficoltà ed ecco ancora il suo rinvio lunghissimo. Cucureddo sbuccia il pallone di testa indietro, respinta da Tardelli, rimessa in avanti da Green, da Greenhoff, Brooking, anticipo di Tardelli, Bowles, riesce a mettere al centro un buon pallone Bowles, Cucureddo d'anticipo su Keegan, manca la dell'allungo Causio, ma poi con l'aiuto di Graziani riconquista la palla, fuga di Causio. Perfetta conclusione di Causio dopo una splendida fuga col pallone che va ad accarezzare, rivediamola, l'incrocio dei pali, sfiora la traversa sulla destra del portiere Clemens, è la prima palla gol della partita, lunga fuga di Causio e tiro dal limite dell'area che sfiora di poco il bersaglio, sarebbe stato un pallone imprendibile per Clemens. 18° minuto, tiro di Causio ed è la prima azione da gol della squadra italiana. Tardelli, Benetti, il passaggio indietro a Cucureddo, rinvio di Cucureddo sull'attacco di Keegan, colpo di testa di Graziani a beneficio di Bettega. Poi risolve un po' la situazione Greenhoff con questo passaggio all'indietro sul quale accorre Hughes. Salta il centrocampo Hughes, colpisce di testa Keegan ma è un intervento un po' come avrebbe fatto un nostro difensore. Pallone prima a Capello, adesso a Causio, apertura per Cucureddu, rincorso da Keegan. Non era irregolare l'intervento di Keegan su Cucureddu, con il quale Keegan ha risolto l'azione. C'è stato un fallo su Causio che ha accennato una reazione. Calcio di punizione in favore degli inglesi. Con Causio che, ripetiamo, ha accennato un'azione di risposta nei confronti di Mills che lo aveva caricato.
Adesso il gioco è ancora fermo, il fallo è di Keegan su Cucureddu, calcio di punizione in favore della squadra italiana. Ecco il rinvio di Zoff. Bettega riesce a lanciare sulla sinistra verso Antognoni, il passaggio è in profondità, Antognoni scatta con un attimo di ritardo, ha parato il portiere Clemens, questi è il libero Hughes, si libera della palla prima dell'arrivo di Graziani, colpo di testa di Gentile che sta controllando molto bene Bowles, poi di Bettega, poi di Graziani, ma la palla spiove dove c'è Brooking, Cherry, poi uno strano passaggio indietro di Greenhoff, Mills, rilancio in avanti di Mills senza aspettare il pericoloso arrivo di Bowles, rinvia in fallo laterale Gentile. Ecco Keegan in azione, fa proseguire Brooking, il quale non riesce a chiudere per il cross, attaccato da Benetti, manda la palla sul fondo per la rimessa in gioco di Zoff. 20 minuti di gioco, 0-0 fra Italia e Inghilterra. Causio. Capello. Bettega favorisce il tiro di Causio. Finge il tiro Causio, poi adesso cerca spazio per il cross sulla sinistra, lo trova bene, ecco il cross, Bettega, splendido l'intervento di Bettega e ancora una volta la palla sfiora il palo, rivediamo l'azione, ecco il dribbling di Causio, il cross, il colpo di testa di Bettega con palla che accarezza proprio il palo destro della porta di Clemens. Colpo di testa di Capello. Gli inglesi si preoccupano e ne hanno bene il diritto di togliere l'iniziativa alla squadra italiana. Fino a questo momento hanno agito soltanto e abbastanza lievemente di rimessa. Tardelli commette fallo allontanando Shannon. Ci sembra giusto questo calcio di punizione fischiato dall'arbitro Klein, l'israeliano che dirige l'incontro, a favore degli inglesi. Il fallo è di Tardelli su Shannon. Rettificata la posizione, ecco Brooking. Spiove al centro la palla di Brooking. La mancano sia Bettega sia McFarland, che si era spostato in avanti. McFarland è un ottimo colpitore di testa, ha risolto spesse volte le gare sia nel campionato inglese sia nella nazionale con i suoi colpi di testa sul calcio d'angolo o sulle punizioni provenienti dalle fasce laterali. Su McFarland era retrocesso Bettega, anche Bettega è un ottimo saltatore di testa, quindi è chiaro un modulo in questi casi, cioè in occasione dei calci di punizione o dei corner è Bettega che va a curare l'eventuale avanzata di McFarland. Adesso è Causio che viene fermato non da Mills che è il suo guardiano ma dallo stesso McFarland che ha ripreso il suo posto. Antognoni, cross di Antognoni, ribatte sul corpo di McFarland, calcio d'angolo in favore dei nostri colori ed è il terzo che battiamo in questi primi 23 minuti di gioco, il punteggio è 0-0. Causio, un dribbling di troppo, la palla è uscita sul fondo ed è una rimessa in gioco per gli inglesi. Aveva già aperto il corridoio davanti a sé Causio per il cross, ha voluto farlo meglio, ha toccato la palla, il gioco è fermo, ha toccato la palla il terzino Clemente sulla rimessa in gioco dal fondo prima che uscisse dall'area di rigore, quindi la rimessa in gioco è nulla, la effettua adesso Clemente di nuovo scambiando il pallone con Hughes.
Perde la palla Antonioni, Cucureddu la devia in modo che non la tocchi Keegan. Gentile la rimette in avanti, il colpo di testa di Channon, ma riprende bene Tardelli. Antonioni lascia a Capello, il quale fa avanzare Tardelli. Nuovo cross di Tardelli che colpisce Channon, torna la palla a Tardelli. Capello, intervento in gioco pericoloso di Cherry su Capello, calcio di punizione in favore degli azzurri. Punizione affidata a Causio. Gli inglesi non fanno la barriera, cercano il fuorigioco. Ecco il pallone che spiove da parte di Causio, è lungo per tutti, anche per Graziani. Va a prenderlo Benetti, ma non ci riesce per intervento in scivolata di Greenhoff. Questi che avanza è Brooking. Greenhoff. Sulla destra il libero Channon. Ma gli inglesi preferiscono far avanzare Cherry. Ecco Channon raggiunto dal passaggio all'indietro. Ha davanti a sé Tardelli, Channon. Il rinvio è di Gentile, un po' in affanno la nostra difesa. Bettega mantiene il possesso di un pallone, glielo toglie poi McFarland. Rilancio in avanti di Hughes. Rinvio di Cucureddu dopo che Tardelli aveva commesso gioco pericoloso su Channon. L'arbitro ha lasciato andare per il vantaggio. Greenhoff alle spalle di Bowles che aveva tentato una finta, esce bene Gentile. Servizio per Antonioni, sul quale interviene irregolarmente Hughes, calcio di punizione in favore della nostra squadra. Battuto da Capello sempre su Antonioni, in profondità verso Graziani e in anticipo McFarland che fa intervenire Clemens. Un colpo di testa di Capello interrompe un accenno di dialogo inglese ed ecco Facchetti. Antonioni, Graziani, Benetti, Graziani, un passaggio indietro un po' coraggioso di Greenhoff, interrompe la nostra azione e fa intervenire ancora Clemens. Cucureddu va ad aiutare Gentile che era stato superato dalla traiettoria del pallone, stava per impossessarsene Bulls. Cucureddu ha abbandonato la guardia di Keegan, ha messo fuori per questa rimessa in gioco che con molta calma si appresta ad effettuare Brooking. Ancora anticipo di Gentile su Bowles. L'arbitro ha richiamato Brooking, poi su Channon commette fallo Tardelli, calcio di punizione in favore degli inglesi. Ecco un'inquadratura di Keegan che finge la punizione che poi batte Brooking. Un bel colpo di testa del terzino Clement, la palla va alta sulla nostra porta, sulla linea della porta, oltre a Zoffera, retrocesso Facchetti. Un piccolo brivido perché dalle tribune non si valuta sempre bene la esattezza della parabola. Il colpo di testa di Clement era diretto sulla traversa, ma ha dato anche un po' di preoccupazione perché se fosse stato nello specchio della porta, Zoffa era in leggera difficoltà perché era un po' avanti alla traiettoria e Facchetti in ritardo sull'intervento. Greenhoff ha riconquistato una palla a centrocampo, la rimette in avanti Clement che è l'autore del colpo di testa di poco fa.
qualche inutile screzio fra i giocatori, molto nervosismo in campo. Il cross di Brookin, il colpo di testa di Gentile che libera l'area, rovesciata di Causio a beneficio di Graziani che scatta sulla destra, controllato da McFarland. Fallo di McFarland ai danni di Graziani, calcio di punizione già battuto con pallone per Benetti. Antonioni. Il cross di Antonioni colpisce sul braccio Clement. Ci sono buone probabilità che il fallo sia stato involontario, infatti il cross di Bette che era stato scoccato da non più di un metro. Tardelli ferma il primo passaggio in avanti di Shannon. Shannon si rifugia con un altro passaggio indietro a beneficio di Hughes, poi McFarland e poi ancora il portiere Clemens. È passata intanto la prima mezz'ora di gioco di una partita che è giocata più sul piano nervoso che su quello tecnico. Una prevalenza di azioni offensive degli azzurri. Gli inglesi non accennano ad offensive ma piuttosto soltanto ad un controllo e ad un timido gioco di rimessa. Fallo di Brookin ai danni di Benetti, calcio di punizione già battuto dai nostri con prima Capello, adesso Graziani in avanti. Graziani cerca spazio per il tiro, lo trova, tiro, non riesce nemmeno un tentativo di deviazione di Bettega che avrebbe messo un po' in difficoltà Clemens che invece ha parato con sicurezza il tiro di Graziani. 32esimo del primo tempo, 0-0 fra Italia e Inghilterra. Colpo di testa di Bowles, poi è Shannon che non riesce a passare Gentile, mette la palla fuori, la tocca per ultimo Shannon, rimessa in gioco di Gentile a Bettegan. Antonioni, Graziani, Capello, Antonioni, sfiorano la palla Bettega e Hughes, rimessa in gioco dal fondo. Abbiamo avuto l'impressione che Bettega abbia voluto tentare una finta a beneficio di Causio che era dietro di lui, ma Causio, conoscendo l'abilità delle deviazioni di testa di Bettega, non pensava minimamente a questa azione e quindi non è intervenuto. Benetti, Causio, Graziani, Causio, interviene Benetti, Capello, è corto il passaggio di Capello, intercettato da Greenhoff, la palla torna agli inglesi con Mills. Cucureddu d'anticipo su Keegan che intanto lo disturbava irregolarmente con una carica laterale, calcio di punizione in favore degli azzurri affidato a Capello. Graziani, Benetti, Graziani, Tardelli, Graziani, Tardelli, bellissimo il tiro di Tardelli, improvviso anche se non fortissimo, parato da Clemens. Abbiamo rivisto il tiro di Tardelli al volo, scoccato al 34esimo, colpo di testa di Gentile che anticipa Bowles e mette in fallo laterale per questa rimessa in gioco degli inglesi di Cherry. Gentile, Antonioni, e di nuovo un fallo di Mills su Causio, calcio di punizione in favore degli azzurri che vengono avanti con Facchetti, Graziani, Graziani,
Graziani ha restituito il fallo che ha ricevuto poco fa da Mills sull'incolpevole Greenhoff. Calcio di punizione in favore degli inglesi. Con richiamo a Greenhoff, che in tutta questa vicenda ci sembra il meno colpevole di tutti, perché il fallo era stato commesso da Mills nei confronti di Graziani, non era il primo fallo commesso su Graziani, e d'altra parte Graziani si era vendicato su Greenhoff. Ancora una volta fallo su Causio, l'ha commesso McFarland. Battuta la punizione, viene in avanti Benetti, Antognoni, Bettega, Graziani, anticipato Graziani, la palla è a Causio ancora, gioco pericoloso su Causio e calcio di punizione in favore degli azzurri. 10 minuti alla fine del primo tempo, ricorrono qualche volta alla maniera forte gli inglesi, non sono interventi scorrettissimi, ma comunque fanno parte di quel tipo di gioco che Don Revy aveva pronosticato avessero praticato gli azzurri. Vediamo Causio impegnato a fare rispettare la distanza della barriera per l'arbitro. Finta di Capello, Antognoni, tiro, gol di Antognoni sul calcio di punizione, 36esimo minuto, Italia 1 Inghilterra 0, Antognoni sul calcio di punizione. Rivediamo da due diverse posizioni il gioco fra Capello e Antognoni, il tiro di Antognoni, il momento in cui entra in gol, 36esimo minuto del primo tempo, l'Italia in vantaggio per 1-0, ha segnato Antognoni. Riprende il gioco con l'Italia in vantaggio. Il lungo rilancio di Hughes. Colpo di testa di Gentile. Di Antognoni. Rilancio in avanti Mills. Shannon. Ha saltato Tardelli. Il cross di Shannon fermato da Facchetti. La palla se ne va in calcio d'angolo. Evita il calcio d'angolo Cucureddu, ma consente questo nuovo cross a Shannon. Colpo di testa di Brooking e parata di Zoff. Si sono subito riportati in avanti gli inglesi, i quali danno a vedere di voler cambiare tattica dopo essere passati in svantaggio. Ecco il lancio di Zoff, il colpo di testa di Clement. Tardelli, Capello, Tardelli, Benetti. Una mischia con un passaggio in laterale che sfiora un nostro giocatore, tant'è vero che viene assegnata la rimessa in gioco agli inglesi. Se ne incarica Brooking, anzi no, è un calcio di punizione. Nella mischia c'è stato un fallo commesso dai nostri giocatori. Vediamo adesso come sapranno reagire gli inglesi, una squadra impostata su difensori, su temi e moduli difensivi. Vediamo come saprà reagire adesso che è passata in vantaggio. Il calcio di punizione è stato di Hughes, il colpo di testa di Gentile che è saltato più alto di Keegan e Graziani in posizione difensiva. Perde la palla Graziani. Stava per nascere un'azione pericolosa, ha risolto tutto Gentile, poi Causio. Antognoni. Sta per perdere la palla, se la allunga troppo, la riconquista su errore di Mills. Poi sta per tirare Causio, c'è un buon intervento difensivo di Greenhoff che risolve la situazione a beneficio di Clements. Ed ecco ancora Greenhoff, l'ottimo mediano di centrocampo. La deviazione di Keegan fermata da Tardelli, in scivolata interviene ancora Greenhoff e ferma Tardelli che si avviava sulla fascia laterale sinistra del nostro attacco. Rimessa in gioco per gli azzurri che conducono per 1-0 dal 36esimo del primo tempo. Adesso siamo al 40esimo, gol di Antognoni. Bettega,
Benetti, Tardelli, Bettega, intervento d'anticipo su Bettega di Clement, il fallo laterale di Tardelli, anzi no, di Benetti, Bettega, cross corto di Bettega, fermato e rinviato da Hughes, colpo di testa di Facchetti, Antognoni allunga la traiettoria del pallone, colpo di testa di Bettega, servizio indietro per Antognoni, Benetti, Antognoni, tiro di Antognoni, fuori, ma c'era anche il fuorigioco di Bettega. Questa volta, avete visto, è Graziani che cerca di guadagnare un po' di tempo ributtando il pallone, e invece deve essere battuto proprio dove stava il nostro attaccante, perché era fuori gioco di Bettega. Alza la palla Capello, Cannon, fallo di mano di Benetti. Calcio di punizione in favore degli inglesi. Hughes, Capello, con passaggio indietro a Zoff, dopo che Gentile e Cannon avevano invano cercato di impossessarsi della palla. Il rinvio è di Zoff, alto a campanile, il colpo di testa di McFarland, mentre Gentile stava per rinviare è arrivato Benetti che ha travolto Bowles. Calcio di punizione in favore degli inglesi. 3 minuti alla fine del primo tempo. McFarland, colpo di testa di Gentile, di Keegan, ancora di Gentile, Causio, intervento di Mills, fallo laterale per noi e la conclusione del disimpegno di Cucureddu, la rimessa con le mani per Causio, buono il dribbling di Causio, prima su Hughes, poi su Mills, adesso è Graziani che attacca, lascia proseguire ancora Benetti, Causio, Capello è libero sulla destra, Causio manda il cross in area per Bettega, Benetti, Bettega riesce a rinviare in piena area, Cerri, ma riprende ancora Tardelli, Antognoni, tiro di Antognoni fuori, fa bene Antognoni a tentare queste conclusioni, lui che è in possesso di un buon tiro, infatti il gol con cui conduciamo per 1-0 allo scadere del primo tempo è suo. La lode rimane, anche se sui due ultimi suoi tiri la conclusione non è stata precisa. Rimessa in gioco di Clements, il colpo di testa è stato di Cannon con attacco di Brooking, su cui si porta in questa occasione Cucureddu. Greenhoff, un po' di confusione con deviazione di Facchetti, finale che causa il primo calcio d'angolo contro di noi nei confronti dei tre che hanno già battuto i nostri giocatori in attacco, e inizia l'ultimo minuto del primo tempo con il tiro dalla bandierina di Bowles. Ha respinto Zoff, tenta il tiro Greenhoff da notevole distanza e la palla è sul fondo, ma a gioco fermo, prima ancora che venisse battuto il tiro dalla bandierina, abbiamo visto terminare a terra Gentile. E vediamo adesso, non è inquadrato l'arbitro Klein, che sta rimproverando Keegan.
Evidentemente lo scontro era stato fra Gentile e Keegan. Quando rimette in gioco Zoff, mancano 20 secondi alla fine del primo tempo. Colpo di testa di McFarland, mette a terra la palla Tardelli, la difende Benetti. La lancia verso Graziani, ancora Benetti. Ha rimesso via dall'area di rigore Mills. Scade il primo tempo e fischio dell'arbitro Klein. Prima parte della gara che termina in vantaggio per i colori italiani per 1-0. Il gol di Antognoni al 36esimo. Ed eccoci al secondo tempo. Adesso la squadra italiana gioca da destra verso sinistra. Inizia la seconda parte di Italia-Inghilterra con gli azzurri in vantaggio per 1-0. Il gol di Antognoni al 36esimo del primo tempo con deviazione di Keegan che era uscito dalla barriera. Il gol infatti è venuto su azione susseguente a calcio di punizione. Colpo di testa di Keegan, il rinvio di Antognoni, colpo di testa ancora per gli inglesi di Brooking. Il lancio è di Cherry, sulla sinistra ancora dopo un tocco di Mills, un cross è solo in area Shannon. Tiro ribattuto da Benetti, esce Zoff e para sull'accorrere dell'altra ala Bulls. Rinvio del nostro portiere, colpo di testa di Bettega che intanto è stato colpito nello scontro con il terzino Clement e a terra Bettega. Incidente a Bettega dopo un minuto di gioco del secondo tempo. Dopo l'intervento del massaggiatore si richiede anche l'intervento del professor Vecchiet che ecco arriva mentre Bettega è ancora a terra. Lo scontro di Bettega è stato con il terzino Clement. Ecco la nostra ala che si rialza e il gioco riprende con una rimessa in gioco laterale per i nostri colori. La battuta Tardelli, la palla adesso ad Antognoni. Benetti, Antognoni tenta un dribbling largo, Antognoni perde la palla, il rilancio è per gli inglesi, respinta di Gentile sull'attacco del terzino Mills, ancora su Bettega è saltato questa volta Hughes. Rinvio di Tardelli, viene in avanti Hughes, Greenhoff già quasi in posizione di tiro, Cucureddu porta la palla verso la propria porta e la affida per il rinvio a Zoff. Questo lancio di Capello sulla sinistra dove vediamo scattare Graziani, su Graziani c'è il terzino Clement, Graziani ha avuto la meglio nel tackle, intervento ancora di Clement che manda a terra Graziani. Calcio di punizione in favore della squadra azzurra. Mentre c'è un giocatore inglese che ha perduto la scarpa, l'arbitro lo ha invitato ad andarla a calzare fuori del campo, con il risultato che vedete, partita interrotta d'altra parte, con il risultato di 1-0 a nostro favore, se gli inglesi in questo momento preferiscono perdere tempo, possono farlo. Il calcio di punizione viene ora battuto da Capello,
Il giocatore senza scarpa era Clement. Benetti, palla adesso in gioco. Gentile ha intercettato Bowles, il passaggio di Gentile in avanti, però quando rimette in avanti Bowles la palla è già oltre la linea bianca. La rimessa in gioco con le mani da parte dei nostri colori. Adesso sono gli azzurri che giocano piuttosto rallentando il ritmo. Tardelli, Gentile, è libero Cucureddu ed ecco la palla indirizzata verso Cucureddu all'indietro. Il rinvio di Cucureddu colpisce Keegan, ma la palla termina fuori. Da Cucureddu a Benetti, Capello, Benetti, Cucureddu, il cross di Cucureddu, corto colpo di testa di McFarland, Capello, Graziani, Capello ha intercettato molto bene di intuito Brooking e poi riesce anche a rinviare lungo, sulla palla è Facchetti, subito per Benetti, apertura per Cucureddu, Keegan rimane al suo posto, Causio tenta un dribbling di tacco, riesce a superare il suo diretto avversario Mills, ma poi lo carica e quindi c'è il calcio di punizione in favore degli inglesi. Il colpo di testa di Greenough, poi il rinvio di Tardelli, Causio superato bene da Mills in questa occasione, Tardelli, Benetti su Antognoni, anticipo su Antognoni da parte di Cherry, Keegan fermato da Cucureddu, Graziani mette al centro corto per Bettega e va in fumo questa bella azione di contropiede, colpo di testa di Capello, Hughes a Mills e il rinvio di Clements. Gli azzurri hanno smesso di attaccare in prevalenza, attendono un po' gli inglesi adesso sul centrocampo e cercano il contropiede quando può capitare. Adesso è un attacco inglese con Shannon che viene attaccato prima da Capello, poi da Tardelli, va a terra l'inglese, calcio di punizione in favore degli inglesi, doppio fallo su Shannon e calcio di punizione che viene toccato da McFarland su Greenough, cross di Greenough, colpo di testa di Bettega che si rifugia in calcio d'angolo, primo calcio d'angolo del secondo tempo e il secondo per gli inglesi, i nostri hanno battuti 3 tutti nel primo tempo, è l'ottavo minuto del secondo tempo, 1-0 per noi con gol di Antognoni con deviazione di Keegan. Il gol è stato segnato al 36esimo del primo tempo. Ora il calcio d'angolo di Brooking. Colpo di testa di Antognoni. Perfeziona poi il rinvio Causio. Ma prima dell'arrivo di Graziani, Hughes rimette in azione McFarland. Ottimo l'intervento di Bettega che intercetta il passaggio e si realizza il nostro contropiede con Antognoni che appoggia sulla sinistra dove Capello mette in azione Bettega. Bettega, Graziani, l'apertura è per Capello, Benetti, cross teso di Benetti, colpo di testa di Mills, palla fuori area ed ora il contropiede degli inglesi con Brooking che avanza, il lancio è verso Shannon che si lascia passare la palla, la raggiunge, il guardaline indica che la palla è uscita in faro laterale dal nostro posto di osservazione, mi sembrava che il gioco di Shannon fosse stato regolare, cioè che avesse mantenuto la palla in campo. Ad ogni modo il guardaline ha segnalato all'arbitro che questa era uscita, la rimessa in gioco è di Cucureddu. Prima di Capello c'è il colpo di testa di Mills, poi non riesce a toccare Tardelli, Facchetti che respinge sull'attacco di Keegan,
resistendo alla carica dell'avversario. Rimessa in gioco è di Brooking, il passaggio indietro di Shannon, ancora Brooking. Un'avanzata laterale di Brooking, mette un bel pallone al centro, colpo di testa di Gentile, ancora una volta i nostri difensori si rifugiano in calcio d'angolo. Certo, gli inglesi adesso iniziano la loro riscossa, ma sarebbe un errore lasciare tutta l'iniziativa ai nostri avversari, che potrebbero trasformarsi da una squadra timida e normale come finora è stata in aggressiva e pericolosa. Colpo di testa di Facchetti, poi di Keegan, poi di Capello, poi rinvia acrobaticamente Cucureddu, aggancia Brooking, rimette ancora la palla al centro, Bettega, ma era in fuorigioco Cherry. Fuori gioco di Cherry, calcio di punizione in favore degli azzurri, 10 minuti di gioco nel secondo tempo, è la prima volta che gli inglesi accennano a muovere una consistente offensiva. Riesce una deviazione di Antonioni sul passaggio di Benetti, raccoglie Graziani, Bettega, Graziani, Bettega, fermato da un buon intervento al volo di McFarland. Gentile, Facchetti, Tardelli, Antonioni, Graziani, ancora un fallo di McFarland che entra in scivolata su Graziani. Il calcio di punizione per il fallo di McFarland su Graziani è affidato a Capello. Spiove in area il pallone di Capello, dal grappolo la palla va su Graziani. Graziani va a terra in area, Cucureddu cross, colpo di testa di Mills, ancora Bettega, Graziani, tira Graziani, va a terra Greenhoff. E questa volta il calcio di punizione è in favore degli inglesi. È andato a terra Shannon su intervento di Tardelli, ma il gioco prosegue con Antonioni che serve Bettega, fermato Bettega dall'intervento di Clement in fallo laterale. La partita rimane su livelli nervosi molto elevati e tesa. Capello e Antonioni attaccano sulla sinistra. Il cross è teso di Antonioni, ribatte Hughes. Colpo di testa di Facchetti, Benetti, Cucureddu si lascia superare dalla palla, la riprende Keegan, la riconquista Graziani. Avanza Antonioni, Graziani, Benetti, Benetti, tiro di Benetti e giunge con un attimo di ritardo alla deviazione Bettega. Il tiro di Benetti era venuto fuori, eccolo, lo rivediamo, laterale, fuori della porta, ma Bettega poteva per pochi centimetri deviarlo con possibilità di successo. 13° minuto del secondo tempo. Colpo di testa di Facchetti, poi interviene in gioco pericoloso Cherry su Benetti. Calcio di punizione in favore degli azzurri, toccato da Benetti a Capello, apertura per Gentile. Causio, Capello, perde il tackle Causio, attaccato da Keegan. Cucureddu, Causio, il lancio è a Benetti da parte di Causio, sul quale interviene irregolarmente McFarland.
scontro tra McFarland e Benetti, e lo scorrettissimo McFarland questa volta ha la peggio nello scontro con Benetti. Incidente a McFarland al quarto d'ora del secondo tempo. A 30 minuti dalla fine l'Italia conduce per 1-0. Non si sa se McFarland potrà riprendere il gioco, infatti dalla panchina Don Revy sta facendo scaldare un difensore, dovrebbe trattarsi di Shelton. Ma ecco McFarland che riprende il gioco, irregolare il suo intervento su Benetti. Poi Benetti in reazione aveva colpito McFarland, che si riprende, e Shelton va a risedersi in panchina. Calcio di punizione in favore degli azzurri. L'ha battuto Causio, colpo di testa in scivolata di Hughes, e questa volta il calcio d'angolo in nostro favore. È il quarto della partita, il primo del secondo tempo, è il 17° minuto della ripresa, lo batte Causio, gli torna la palla Benetti, il cross di Causio, colpo di testa di Mills, palla fuori area, Gentile, Antognoni, rinvio di Mills, dalla parte opposta Facchetti, Tardelli, Bettega. Esce dalla mischia Brooking, che inizia la controffensiva con palla a Cannon, che attacca sulla destra, su di lui si porta Facchetti, Cannon, Greenhoff, che tenta il tiro da fuori area e manda la palla altissima sulla porta di Zoff. Una bella inquadratura del regista Mario Conti sulle gremitissime tribune dell'Olimpico. Zoff, il colpo di testa di Bettega, che aveva lanciato Graziani, ma colpendo anche Hughes. Calcio di punizione in favore degli inglesi. Ha battuto Hughes. L'intervento è di Tardelli, che riesce a colpire la palla, ma Cannon lo stava spingendo lateralmente. Ribatte ancora Tardelli sul passaggio in avanti di Cannon, nuova rimessa in gioco con le mani degli inglesi. Clement e Hughes si disputano la rimessa in gioco, la spunta Clements e di Hughes, questo passaggio lunghissimo in avanti col colpo di testa di Facchetti. Riprende Bowles. Bowles, Gentile gli impedisce il tiro, ma la palla rimane sempre a Bowles. Ecco il lancio su Cannon. Cannon, fortunosamente Cannon era riuscito a mantenere il possesso della palla, ma l'arbitro aveva già fischiato il fallo di Tardelli fuori area di rigore, quindi c'è il calcio di punizione in favore degli inglesi. 19° minuto del secondo tempo. Vediamo Brooking al tiro, che lascia poi a Mills, colpo di testa di Gentile, palla fuori area, Hughes,
rimette la palla in avanti mentre tutti tornavano indietro per evitare il fuorigioco. Brooking, Benetti. Benetti di forza. Aveva vinto il tackle, ma il guardaline aveva richiamato l'attenzione dell'arbitro per il fallo che aveva subito Benetti. Pensavamo che il signor Klein avesse lasciato correre per il vantaggio, in quanto Benetti aveva già portato la palla a centrocampo. Invece no, l'arbitro aveva interrotto il gioco e per il fallo subito da Benetti, prima della sua fuga, c'è questo calcio di punizione in favore degli azzurri. Battuto da Capello, Facchetti. Calibrato il lancio a Cucureddu, che involontariamente mette in azione Cherry. Brooking, colpo di testa di Capello, Cherry. Clemente attaccato da Graziani, fallo di Graziani che sposta lateralmente Clemente, calcio di punizione in favore degli inglesi. E sono passati 20 minuti del secondo tempo, con l'Italia in vantaggio per 1-0. Ha battuto Hughes, fermata la palla da Tardelli, poi Capello mette fuori area. E Antognoni può avviare il contropiede per Causio. Su Causio interviene bene Mills, spostando la palla lateralmente dove Causio non può raggiungere, quindi l'azione di contropiede azzurra si ferma. Fallo di Cucureddu su Keegan, calcio di punizione in favore degli inglesi. Greenough, sulla destra va Bowles, fallo laterale causato da Gentile, va anche a terra Bowles, ma il guardaline richiama l'attenzione dell'arbitro, si tratta soltanto di una rimessa in gioco con le mani, non di fallo. Capello, Bettega, Capello, la vecchia intesa fra i due. Il secondo passaggio di Capello però è intercettato da un ottimo intervento, dal bel piazzamento di Hughes. Tardelli aveva anticipato Shannon, ma nessuno dei due prende la palla. Facchetti dietro di loro, il lancio è a Bettega, colpo di testa di Clement. Indietro Brooking, ancora indietro Hughes, McFarland e il portiere Clements. Riesce in qualche modo a colpire la palla Benetti, la traiettoria lo aveva superato, fallo laterale, rimessa in gioco ancora di Brooking. Keegan toglie la palla a Keegan, Benetti, ma favorisce ancora il cross e questa fuga di Brooking, colpo di testa di Capello, calcio d'angolo concesso agli inglesi da Capello per evitare pericoli maggiori. Il conto dei corner adesso è in parità, 4 per parte, 23esimo minuto del secondo tempo, 1-0 per l'Italia. Cross di Brooking, parata di Zoppi. Cucureddu che abbandona la guardia di Keegan, si trasforma in attaccante, lascia poi proseguire Antognoni che salta elegantemente Cherry. Cross di Antognoni, parata di Clemens sul cross di Antognoni. E adesso l'azione è degli inglesi che avanzano con Greenough, Brooking, Keegan. C'è Capello in questa fase su Keegan, buono il dribbling di Keegan, cross di Shannon e davanti a Zoff, Greenough alza la palla sulla traversa. Rivediamo questa azione che forse è il pericolo maggiore costruito dagli inglesi contro di noi. Greenough, il mediano di spinta, su cross di Shannon ha alzato la palla sulla porta di Zoff.
al 24esimo del secondo tempo. Tardelli adesso attacca sulla sinistra, mantiene la palla in campo. Cross di Tardelli, è teso e Brooking lo rimette fuori area. Antonioni, Benetti. Passaggio sulla destra, c'è un malinteso fra Bettek e Graziani, ne approfitta il terzino Mills. Fallo di mano di Capello, l'arbitro non ha fischiato perché la palla era terminata agli inglesi, un passaggio a Causio, intervento di Capello su Bowles che rimane a terra, incidente a Bowles, su intervento di Capello, calcio di punizione in favore degli inglesi. Ecco Bowles pronto a riprendere il gioco e il calcio di punizione in favore degli inglesi, il fallo ripetiamo di Capello, 26esimo minuto del secondo tempo, Hughes sulla palla, studia accuratamente la posizione dei suoi, colpo di testa di Keegan, mette fuori aria Tardelli, Graziani, lunghissimo il pallone di Graziani sul quale si avventa Clement inseguito da Bettek. Colpo di testa di Capello sul rinvio del portiere, di Bettega. La palla però non è difendibile da Graziani, ha rinviato McFarland. Vediamo in azione Brooking, mobilissimo Brooking, servito Cherry, ancora Brooking sulla sinistra. Riesce il cross, lo controlla Cucureddu che lo mette fuori area per Benetti. Disimpegno molto ordinato di Benetti. Cucureddu che rinvia lungo, Mills rimette la palla verso la nostra area di rigore. Colpo di testa di Facchetti, va incontro alla palla Causio. Splendido il dribbling di Causio su Greenhoff, il passaggio al centro dell'area d'anticipo. Clement impedisce a Bettek di introdursi nel corridoio che aveva propiziato Causio. Il rinvio di Greenhoff è lungo, il colpo di testa di Facchetti, Cucureddu falciato da Keegan, calcio di punizione in favore degli azzurri. Calcio di munizione battuto da Facchetti, Mills interviene su Causio, fallo laterale per gli azzurri. Mentre c'è un inglese a terra, è colpito da crampi, si tratta di McFarland. E Shilton, questa volta si alza dalla sua panchina, smette la tuta e probabilmente Don Revy sostituirà il granitico stopper McFarland
Siamo giunti intanto alla mezz'ora del secondo tempo. Da regolamento questi minuti non dovrebbero essere recuperati dall'arbitro, perché si tratta di una interruzione procurata dalla squadra che avrebbe interesse in questo momento a veder prolungata la partita. Riprende il gioco anche il difensore inglese, si trattava di Clement. Mentre ecco la rimessa in gioco effettuata, il cross di Causio, fermato in piena area di rigore da Hughes. Sul rinvio di Hughes, colpo di testa perentorio di Facchetti dalla parte opposta di McFarland. E sulla destra è libero Greenhoff, che viene in avanti quasi al tiro. Bowles, fermato da Antognoni, che resiste alla carica dell'avversario. Vola Antognoni in contropiede, siamo 4 contro 3. Il contropiede è efficace, il passaggio a Graziani in area, scatta con un attimo di ritardo. Graziani sfuma forse la più bella occasione di contropiede della squadra azzurra. Lo stop di Keegan non è perfetto. Capello, Tardelli, Cucureddu, apertura verso Bettega che stava stringendo al centro, la palla è perduta, la riprende il terzino Clement. Greenhoff, 14 minuti alla fine, con attacco di Cherry sulla destra, Capello in area, non voleva provocare il calcio d'angolo, gli sbuccia la palla, termina in corner, il quinto corner, gli inglesi passano a condurre il conto dei tiri dalla bandierina con 5-4, 13 minuti alla fine, dalla bandierina Bowles. Il colpo di testa di Benetti prima e poi Capello per la seconda volta cade nello stesso errore ed è il sesto calcio d'angolo in favore degli inglesi. Esce Zoff di pugno ed è ancora un'azione di contropiede, la porta in avanti Capello, la conduce adesso Causio, al centro dell'area va Graziani. Ecco la palla per Graziani, alza la palla Graziani per Bettega, rinvia Cherry, manca la palla Keegan, anche Cucureddu e giunge a Facchetti. Benetti, Causio, dribbling di Causio a favore di Benetti, cross di Benetti, Bettega, 2-0, velocissima, splendida l'azione di contropiede, Bettega 2-0. 33esimo minuto del secondo tempo, ha raddoppiato Bettega. Rivediamo l'azione di Benetti, cross di Benetti e alto per Graziani, ma Bettega con un perfetto colpo di testa mette sulla destra del portiere inglese, 2-0, ha raddoppiato Bettega. Adesso per 2-0, rilancio in avanti di Mills, aggancia bene Keegan, alza la palla Antognoni, attacco di Clement, il terzino Clement, tiro di Clement, deviazione, respinge Gentile, palla messa a terra da Hughes, Cucureddu, ancora Hughes, Shannon, Keegan, Brooking, respinge Tardelli, la palla colpisce Gentile, alza Zoff, il tiro laterale di Greenhoff. Azione confusa con il tiro di Greenhoff, alzato, distinto, in calcio d'angolo da Zoff.
è combattuto il calcio d'angolo, colpo di testa di Gentile, Antonioni con calma mette la palla a terra, viene attaccato da Mills e c'è Shannon che termina a terra. Rotolando sui cartelloni pubblicitari. Ci sono due giocatori inglesi a terra, uno è Mills in area di rigore che si è scontrato con Antonioni e vediamo adesso un altro giocatore inglese, Shannon, che è terminato fuori campo sui tabelloni pubblicitari. Mentre avviene la sostituzione, che Don Revy aveva in animo di fare prima, ecco, vedete il terzino Shilton, il difensore Shilton che sta per entrare in campo. Abbiamo l'impressione che il tecnico inglese voglia richiamare in panchina il terzino Clement. Entra in campo Vitti, il numero 12 Vitti, che prende il posto di Clement. Mentre il giocatore che era terminato fuori campo sul terreno per destinazione si è rimesso in piedi, si trattava di Bowles. Anche Mills, che era terminato a terra con lo scontro con Antonioni, è in gioco. Quindi una sola sostituzione, è uscito Clement e al suo posto gioca Vitti. Antonioni, Benetti, Brooking ha vinto il dribbling con Benetti ed ecco l'attacco di Keegan. E con lo scontro fra Cucurella e Keegan, l'arbitro Klein estrae per la prima volta il cartellino giallo nei confronti di Cucurella per un fallo che non era stato certo più grave dei molti che abbiamo visto. Ammonizione di Cucurella e calcio di punizione in favore degli inglesi, 8 minuti alla fine, la battuta Brooking, colpo di testa di Capello, porta la palla fuori area a Bettega, Causio, ancora Bettega, Causio, Antonioni, Causio, Graziani, sulla destra è libero Benetti, Benetti, Bettega, Causio, Antonioni, ribattuto il tiro di Antonioni, riprende Causio, nuovo tiro di Causio e palla alta sulla traversa. Abbiamo rivisto il tiro di Antonioni, quello di Causio a spiovere che passa alto sulla traversa. 7 minuti alla fine, 2-0 per la squadra italiana. Le reti di Antonioni nel primo tempo con deviazione di Keegan e di Bettega al 33esimo del secondo tempo. Calcio di punizione con palla in area, colpo di testa di Tardelli, Cherry allontana Antonioni, Hughes, Mills che scivola nel momento di questo cross, Shannon controllato da Forchetti, ed è Tardelli che ferma ma la palla è a Cherry, tiro di Cherry, parata di Zoff. Di Cherry, non forte ma come vedremo adesso destinato all'angolo. A 6 minuti dalla fine
il più bel intervento dei due portieri della partita di Zoff sul tiro di Cerri. Giocano con molta prudenza in questa fase gli azzurri, richiamano in avanti un po' i difensori, ecco Bitti il nuovo entrato, Greenhoff, a cercare Keegan che manca l'aggancio, respinge Benetti, la palla colpisce Brooking, termina fuori la rimessa in gioco e quindi degli azzurri. Un giochino dei nostri giocatori per guadagnare qualche secondo, un po' come avevano fatto in precedenza gli inglesi quando il punteggio era sullo 0-0. 5 minuti alla fine. Rimessa in gioco di Capello. Graziani. Si libera bene Graziani di Hughes. Scambio con Bettega, Graziani, esce fuori bene Cerri, anzi Bitti, inizia la sua azione di contropiede, deviazione di Benetti, intervento sulla palla, Bitti termina a terra, si rialza, la palla è ancora in gioco con Facchetti che offre a Capello, 4 minuti alla fine, Causio, Bettega, Gentile si porta per la prima volta all'attacco, Benetti, Causio, Benetti, Causio, abbiamo visto un passaggio indietro al portiere sul quale si è avventato Graziani, ma era in netto vantaggio di tempo Clemens che ha rinviato, vediamo avanzare Hughes. Mills. Hughes. Chiamato in avanti anche Bitti. L'apertura lunghissima è per Greenhoff, spostato a destra, il terzino Mills, respinge di testa Capello, riprende ancora Mills, alza la palla per Bitti, colpo di testa di Bitti, lo scambio, il triangolo raccolto da Bettega e via il nostro contropiede, Graziani, Antognoni. Capello, mentre Bettega è stato non in possesso della palla, messo a terra da un difensore. Adesso avanza Bettega, lascia indietro a Capello, terminato il contropiede, ma gli azzurri manovrano abbastanza bene. Benetti, Benetti, Causio, Benetti, alla palla sul destro, Graziani, Benetti, dalla mischia non riesce ad uscire il tiro di Benetti e Graziani e gli inglesi rinviano. Si riportano all'attacco, generosamente direi, ma è una squadra impostata con schieramenti e con mentalità difensivistica che non si è mai trasformata in una squadra capace di attaccare in forze. Ci prova adesso Brooking, uno dei migliori, mobilissimo per tutta la partita, lascia partire questo cross, colpo di testa è stato di Keegan, ma la palla spiove dove c'è Bettega, disimpegno tranquillo per Benetti, indietro a Tardelli. Mentre è rimasto a terra Gentile al centro della nostra area di rigore, passaggio su Benetti che è corto, si scontrano Benetti e Brooking e rimane a terra Benetti, incidente a Benetti a un minuto dalla fine. Si rialza Benetti, si è rialzato anche Gentile. Il gioco è stato maschio per tutta la partita, comunque
anche se c'è stato qualcosa di oltre illecito, non si può parlare di gioco intimidatorio come si era temuto. Avanza Graziani e lascia partire Antognoni. Graziani si gira bene, chiama in avanti Gentile, cross di Gentile a spiovere in area, colpo di testa di Capello, tiro di Causio al volo, bellissimo, con palla alta sulla traversa. Tiro di Causio al volo, forse è proprio Causio che avrebbe meritato in questa partita la gioia del gol, è stato senz'altro uno dei migliori di nostri, anche se è difficilissimo in questa partita nervosa, tesa, maschia, stabilire una graduatoria di valori nei giocatori delle due squadre, perché anche gli inglesi, anche se tatticamente sono stati completamente superati dai nostri, niente hanno da rimproverarsi sul piano agonistico. Si allunga un po' troppo la palla Benetti, gliela toglie Cennon ed è scaduto il tempo regolamentare, giochiamo dei minuti di recupero. McFarland, Greenhoff, Brooking, che si trova veramente in tutte le zone del campo. Anticipo di Gentile, Brooking riprende la palla sul rinvio corto di Gentile, il suo cross, alza la palla Cucureddu prima dell'arrivo di Keegan, mentre abbiamo visto Bowles che ha dato una gomitata a Tardelli. Ammonizione anche per Bowles. E calcio di punizione in favore degli azzurri. Siamo ormai un minuto e mezzo oltre il tempo regolamentare. Scambio Causio-Zoff. Ecco il rinvio di Zoff. Hughes, Keegan al volo verso Tardelli che colpisce di testa, lo aggira Cennon, doppio intervento di Tardelli e palla in faro laterale. Gentile riesce ad evitare l'intervento di Bowles ma mette ancora in calcio d'angolo. È l'ottavo tiro dalla bandierina in favore degli inglesi mentre comincia il terzo minuto di recupero. Il tiro dalla bandierina di Keegan. Deviazione di Antognoni ed è ancora un calcio d'angolo. Quarantottesimo minuto del secondo tempo, 49esimo anzi adesso quando Keegan tira dalla bandierina. Colpisce la palla Benetti, ancora in calcio d'angolo per il decimo tiro dalla bandierina. E ancora Keegan a spiovere, colpo di testa di Facchetti che mette fuori aria, tiro di Cherry, respinge Graziani. Ed ecco il fischio finale del signor Klein. Risultato a Roma finale, Italia batte Inghilterra 2-0. Oltre il punteggio già nettissimo c'è la chiara vittoria scaturita da una condotta di gara sempre all'iniziativa, con gli italiani che hanno indubbiamente superato, anche al di là del punteggio, tatticamente gli avversari inglesi che erano venuti a difendere probabilmente il pareggio e che non si sono mai riusciti a trasformare in attaccanti quando poi il punteggio ha dato loro torto. Ecco, rivediamo i due gol.
Il primo, segnato da Antognoni con deviazione di Keegan, era il 36esimo del primo tempo. E vediamo adesso il secondo con palla a Benetti e lo splendido colpo di testa di Bettega che manda in contropiede il portiere Clemens. Italia batte Inghilterra 2-0, è il risultato dell'incontro giocato all'Olimpico di Roma, valevole per le eliminatorie del campionato del mondo. Italia e Inghilterra, autrici di una partita indubbiamente maschia, nervosa, ma di alto livello spettacolare, si danno la rivederci a Wembley fra un anno per l'incontro di ritorno. Intanto se la vedranno con Finlandia e Lussemburgo per le rispettive pendenze del nostro girone. Signore e signori, buonasera.